New school is with bacon jam. È fritta pochissimo, tanto formaggioso, si sente poco il sapore del cheese stick. È un po' meno saporito il pollo rispetto a quello di prima. Potremmo aver trovato un buon posto per mangiare hamburger a Dubai. Sono volato fino a Dubai, negli Emirati Arabi, per rispondere a una semplice domanda che mi avete fatto nel box domande su Instagram. Quali sono i migliori fast food che si possono trovare a Dubai? Sì, ma non quei fast food come, che ne so, Five Guys, che conosciamo già benissimo, Shake Shack, McDonald's, Burger King, ma dei fast food che non possiamo trovare in Italia. Quindi roba che potete trovare o qui a Dubai, o in America, o negli altri posti del mondo dove si trovano queste catene. E vi posso assicurare che ho scelto il video sui fast food perché questo viaggio è all'insegna dello spendere poco, perché siamo venuti a Dubai da Milano con un diretto spendendo tipo 320 euro a testa andata e ritorno, follia, veramente poco, senza fare scali complicati. Anzi, tra poco vi dico qualche trick su come viaggiare soprattutto per Dubai in maniera economica. La cosa incredibile è che oggi fanno 35 gradi, siamo a fine ottobre e sto veramente sudando forte. Ogni volta che esci dall'aria condizionata è un po' una sofferenza. Mi ero quasi abituato al clima di Milano, un pochino più freddo, quasi piacevole quella brezza mattutina che ti fa un pochino gelare il sederino, tipo quella che viene fuori da questo centro commerciale. In questo viaggio ho già messo qualche stories su Instagram perché ho speso veramente poco per il volo. Voi sapete che se prenotate il vostro volo o un hotel o un Airbnb dall'Italia, voi pagate magari, che ne so, mettiamo una cifra X, 1000 euro per volo e hotel, mentre se lo stesso volo, lo stesso hotel lo prenota magari qualcuno che abita in Bangladesh o in Thailandia o semplicemente in un posto che ha una moneta più debole dell'Italia, quindi meno forte dell'euro, andrete a risparmiare sicuramente qualcosa, soprattutto se il posto al quale state prenotando ha un reddito medio più basso, quindi guadagnano meno e sicuramente possono spendere meno per viaggi ed hotel. Quindi già lo sapete, con una piccola spesa mensile, perché è veramente piccola, vi fate NordVPN passando ai super sconti che ci sono adesso per il Black Friday. Qua sotto in descrizione è il periodo migliore per fare NordVPN e avere gli sconti più alti, e in più lo condividete fino a 10 account. Per esempio il mio account di NordVPN in questo momento lo stanno usando Emily, lo usa anche Digre, lo usa anche Berta, tutti quanti condividiamo il mio account di NordVPN, che sono fino a 10 dispositivi, quindi la spesa è divisa per 10 persone, è meno di un caffè a testa. Ma il trick che vi voglio dire proprio preciso per risparmiare, fate così, prendete e loggate NordVPN dal computer. Se dovete prenotare un viaggio, mettete la geolocalizzazione magari in Thailandia o in Bangladesh, perché sono due posti che a me di solito hanno funzionato, soprattutto la Thailandia. Ogni volta che cambiate la geolocalizzazione, cancellate le cache del computer e cercate di cancellare anche la cronologia. In questo modo l'IP del computer è da un'altra parte e non ha modo il sito che state utilizzando, tipo Booking, Skyscanner, di arrivare al fatto che voi siete in Italia. Questo vi permetterà di pagare tanto meno sia voli che hotel. Per quanto riguarda noi, abbiamo prenotato con Fly Dubai con tanto anticipo, quindi diretto Milano-Dubai, è il volo più economico che c'è, a differenza di Emirates. Questo è il mio consiglio per venire a Dubai nella maniera più economica possibile o risparmiare su prenotazioni, viaggi, hotel, ovunque voi dobbiate viaggiare nel mondo. Momento consiglio finito, trovate NordVPN qua sotto in descrizione, solamente tramite il mio link riuscite ad arrivare allo sconto massimo. E ora partiamo col primo fast food e se va a magnà. Ovviamente i primi fast food in cui andremo a mangiare in questo video li troviamo al gigantesco Dubai Mall. Potrei provare a spiegarvi quanto è grande questo posto, ma è inconcepibile, quindi non riesco nemmeno a spiegarvelo. Tanti lati negativi a Dubai, come per esempio il prezzo delle cose e il caldo, ma una cosa metterà sempre d'accordo tutti, che se state cercando qualcosa la trovate al 100% al Dubai Mall. Se non fosse che è troppo facile perdersi, ma per fortuna dalla scorsa volta che mi sono perso tante volte qui in questo centro commerciale, ho imparato la strada per la food court. Eccola lì la food court. In questo video escluderei ovviamente i fast food che già conosciamo, oltre Burger King e McDonald's anche posti come Wendy's, ma ad esempio posti come Hardee's, catena di fast food molto famosa ma nella quale non abbiamo mai mangiato qui sul canale o in generale io in vita mia. Quindi il primo di questo video è Hardee's. In questo video siamo da soli a mangiare, quindi devo fare una scelta molto accurata e cercare di prendere il loro miglior panino per evitare di dover mangiare più di un hamburger ogni fast food. Allora abbiamo i superstar da quella parte, questi hand breaded, non so cosa significhi, ma credo siano impanati, boh, tutto quello fritto, i classici e poi i the bolos. Hello, which one is the best sell? Superstar beef. And what about cheese stick? I'll take one of that with the cheese stick. With the fries and Coke Zero, Pepsi Max. Loro dicevano il Superstar Beef, ma era tipo un Big Mac. Volevo prendere qualcosa di più particolare. Tipo, puoi prendere patatine di due tipologie,
sia normali sia quelle curve, e metterci o no il piccante. Fanno anche il riso col pollo fritto con le varie salse. Comunque la scelta sembra piccola guardandola sopra, ma in realtà il menù ha veramente tante cose in più. Quelle patatine ho preso, io ho preso queste qua, Spicy Crispy Carl Fries. Thank you. Thank you, sir. Allora, questo comunque è il menù, come si presenta: patatine con la polvere piccante sopra, mentre questo è il cheese stick burger. Abbiamo, credo quello che sia maionese. Allora, abbiamo una tipologia di formaggio, il cheddar, quelle che sono le varie verdure con... Non riesco a farlo vedere bene senza distruggerlo. Come vedete qui c'è un po' di cheese stick, di formaggio unito a delle verdure sulla griglia insieme a del manzo. E sotto c'è il nostro patty. Menù super economico, 33 dirham, e sono 8,25€. Patatina, testa. Patatina buonissima. Pezzata molto piccante, quindi se la chiedete piccante sappiate che il peperoncino c'è. Si è aggiunta un po' di polvere delle patatine fritte sopra il panino, magari dà uno step in più. Tanto formaggioso, si sente poco il sapore del cheese stick, quasi non c'è. Sento il formaggio, che è questa salsa infinita che ti si appiccica in bocca. Il sapore del formaggio non è nemmeno dei migliori, non è uno di quei formaggi che wow, impazzisco. E la carne la sento veramente poco, anzi, a dire la tutta non ho ancora sentito la carne, da qui che magari c'è un po' più roba. Ho preso un peperoncino grosso. Il morso dello sotto ho sentito molto di più il cheese stick, quindi il sapore del peperone che si mischia al formaggio e alla carne grigliata. Te lo dico, non è di quelli più top che ho mangiato, ma è manco un hamburger scarso. Voglio tenermi basso in questo video, quindi voto tra panino, patatine, il costo del menù, quindi 8,50€ per tutto questo. Bel panino, comunque una bella sleppa. Secondo me un 6,5 di incoraggiamento se lo merita. Dovrebbe essere un po' più equilibrato, tende un po' sul formaggioso, ma per il primo fast food Hardee's secondo me va più che bene. Comunque la food court qui al Dubai Mall è veramente grande, ed è solo in questa parte, solo a questo piano, in questo quadrato ci saranno 100 locali, 100 da fast food e piccoli ristorantini, ma poi dentro tutto il centro commerciale ci sono penso altri 1000 ristoranti e locali. Ecco, al posto di quel kebab baro lì ci mettiamo un bel kebest là in mezzo. Una bomba. Questo qui era uno di quelli che volevo provare, Wimpy. Recensioni ottime, ma come tutto qui a Dubai. Per qui per cultura fanno tante recensioni e quasi mai mettono recensioni negative, quindi sono sempre recensioni buone alla fine. Allora, Wimpy Smashed Beef Burgers. Guardate lì il New School Bacon con la marmellata di bacon. Là sotto c'è anche quello con tartufo italiano e provolone. Poi quelli col pollo fritto. Cazzo, questo è proprio bello, raga. Barbecue bacon è bello, ragazzi. Questo qua è quello che mi ispira di più a me. Egg extra special. Cavolo, che poca roba, ma tutto ti fa dire ok, lo prenderei. Probabilmente il Nashville Sweet Spicy Unforgettable è il più buono. Which one is the best seller? Ah, the Nashville is the best sell. Ok, one of that. New School is with bacon jam. Ok, the New School. Così proviamo anche la marmellata di bacon, ok. Si vede che è un fast food che ha molta meno affluenza, anche perché le cose le stanno preparando al momento, prima erano già pronte, quindi appena arriva qualcuno già sono pronti, quindi il tempo di attesa è super limitato. Qui invece che dove me lo stanno facendo, perché mi ha detto che dovrò aspettare circa 10 minuti. E il prezzo è raddoppiato da prima, siamo a 18€. Ora vi faccio vedere cosa ho preso. Ok, abbiamo speso sicuramente di più, ma siamo su un alto livello. Le patatine hanno questo aspetto, già viste e riviste ormai in tantissimi fast food negli ultimi anni, ma belle ricche. Fatemi mangiare belle calde subito, senza pensarci due volte. Proviamole. Che peccato, no ragazzi? No, non avete idea. È veramente tanto buono il bacon e il formaggio, ma tipo che veramente spaccano insieme. Ma la patatina è brutta, la patatina non mi piace, fammi assaggiare la patatina sola e magari ne ho presa una sbagliata, non so, sono confuso. No, è fritta pochissimo. Vedete che non è andata troppo la frittura. È rimasta super moscia, ciotta dentro. Cavolo, peccato raga, perché il bacon, oh, sto bacon jam, questo è la fine del mondo. No, questo è veramente buono. Cazzo, è buonissimo, è super affumicato pure. Questo è come si presenta il panino. Ovviamente abbiamo speso di più, ragazzi, ma abbiamo veramente un alto livello di panino, In confronto a prima, sia il pane, super morbido, mi piace. L'interno, la quantità di carne che c'è dentro. Guardate qua. Questa è la versione spicy del Nashville, il loro cavallo di battaglia. È veramente bello da vedere. Mi sta ispirando questo pollo fritto. Mangiamolo ora che è caldo. È giga il panino, È veramente grande. Sotto che c'è? Cetriolo, salsa piccante, una specie di maionese, il cheddar sopra e sotto, la salsa sopra e sotto, il piccante. Minchia, assaggiamo il piccante.
Wow! Ok, vi dico che da sola la salsa piccante è bella spicy. E voglio prendere un morso con tutto qua. Sono indeciso se dirlo, perché sono indeciso perché probabilmente il pollo fritto più buono che ho mangiato in vita mia era quello di San Francisco da Bird's. A San Francisco quello era probabilmente il pollo fritto più buono della mia vita, ma questo gli sta subito dietro. Difficilmente ho trovato un panino col pollo fritto così equilibrato, super spicy ma non dà fastidio, cioè senti in bocca che c'è il sapore del piccante ma è buono, perché si unisce un sacco alla salsa e al formaggio e soprattutto alla paratura del pollo che è super speziata. Regà, sono indeciso perché non lo considero nemmeno quasi un fast food. Buonissimo il cheddar, buonissimo il bacon, ma la patatina è mangiabile. È veramente tosta perché non è cotta bene, cioè secondo me hanno fatto un errore anche sulla cottura della patatina, quindi le patatine portano un pochino giù il voto. Secondo me il costo sicuramente abbassa molto il voto, perché comunque 18 euro stiamo abbassando un po' il voto, cioè non è così economico 18 euro soprattutto per questa zona che è la zona fast food, dove prima abbiamo mangiato con 8 euro, qui ok che era più grande ma comunque sono 18 euro. Il panino, pollo fritto, da solo gli darei 9 più. Gli darei un 9 più perché a me piace veramente tanto questa combinazione tra piccante, salsa, era equilibrato. Non aveva niente che dava fastidio ai sapori, ma per me alla fine Wimpy come voto prende 8. E vi assicuro che non mi aspettavo di trovare un panino col pollo fritto così buono a Dubai. Credo che il prossimo fast food lo facciamo tra una quindicina, ventina di minuti, vado a farmi una passeggiata. Do un occhio intorno e vedo se trovo qualcosa di un pochino più particolare, anche perché non vorrei mangiarmi 10 hamburger oggi, vorrei rimanere comunque liscio. Il prossimo fast food ero indeciso se metterlo, stiamo parlando di The Grill Shack. Non lo conosco, ma dalle recensioni che ho letto non sembra un fast food e soprattutto dovrebbe avere un costo un pochino più alto, perché comunque più che fast food è una steakhouse, anche perché da come leggete bistecca, ribs, hamburger, ti fa capire che il loro focus non sono i panini, ma fidatevi, dalle foto e dalle recensioni sembra veramente buoni, quindi affidiamoci. Vedete, è quasi un ristorante più che un fast food. Infatti i prezzi sono molto più alti qua. Pensavo fosse meno ristorante. Per quanto sarebbe ottimo provarlo e consigliarvelo, andiamo troppo lontani dagli altri. Sarebbe come confrontare una slice di pizza a New York con un ristorante che fa pizza napoletana. Questo qui è quello che mi dà più curiosità, perché sarà un gusto molto diverso, essendo un fast food local, un fast food arabo, quindi che servirà patatine e panini cucinati in maniera diversa. Per farvi capire, le recensioni sono quasi solo esclusivamente da parte di arabi e local che vivono qua, perché raramente vengono qua magari dei turisti che preferiscono andare al McDonald's, che lo conoscono, piuttosto che venire qui da Al Baik. Devo dire che c'è una bella fila, eh. Are these the burgers? Yeah. Which one is the best sell? Best seller is chicken double bacon. Il barbecue bike, ordiniamo quello che è il loro best sell. Non ho idea di quanto sia grande la porzione, ma ho speso 4 euro, eh. Un panino, bibita e patatine. Cioè, almeno che il panino non sia così. Sembra di vedere il film The Founder su McDonald's, dove ognuno ha un compito, sono tutti una grande catena di montaggio. È assurdo, raga. C'è ad esempio la security che ti scorta dove devi andare per ordinare, per ritirare. Ti mette nel punto dove arriverà il tuo ordine. Ma è una figata. Andiamo a mangiare fuori. Fanno 38 gradi e siamo a fine ottobre, ragazzi. Veramente difficile pensare di vivere qui tutto l'anno comunque, eh. Va bene che, va bene le tasse, va bene tutto, ma insomma. Allora, ricordiamo che siamo a Dubai. Acqua, patatine e panino che, vabbè, non è grande, eh. Non stiamo parlando dei panini di prima. Cioè comunque sono 4 euro, raga. Tutta sta roba sono 4 euro, cioè come se fosse 1,50 euro, 1,50 euro è un euro. Ma è allucinante sta cosa. E su questo il prezzo è top. Prima di qualsiasi cosa, assaggio della patatina. McDonald's, identica. È proprio la patatina del Mac con la busta diversa. Se tu mi avessi messo queste in bocca ad occhi chiusi, ti avrei detto al 110% sono quelle del Mac. Ma quando dico identiche, ma il sapore proprio del McDonald's. Quella bustina probabilmente è lo stesso ketchup, uguale a quello del Mac, c'era lo stesso sapore. Sono convinto di questo. La grandezza è, cioè non è così piccolo, raga. Mo, seriamente parlando, non è così piccolo, è più grande sicuramente di uno slider, dei classici slider, i panini piccolini. Il pane mi sembra un pane in cassetta, quindi cioè non è un pane che fanno sul momento, ma è in busta sicuramente. Formaggio, salsa, il pollo fritto e basta. E poi c'è la salsa barbecue sotto, vedete? Questa è proprio la semplicità comunque. 4 euro per me, questo è già un voto alto solo esclusivamente per il prezzo. Dopo questo panino faremo una pausa digestiva, ma non so se dopo torneremo a fare fast food qui al Dubai Mall, pure se provo a farvi vedere qualche fast food un pochino più particolare, più spinto, sicuramente una fascia di prezzo più alta, perché siamo fuori dalla zona quella commerciale.
Vediamo un attimo, proviamo. Semplice, semplice. C'è anche il cetriolo dentro, due fettoni di cetriolo. Qualcuno direbbe sus perché è buono, ha un buon formaggio, è un po' meno saporito il pollo rispetto a quello di prima, ma il formaggio e la salsa barbecue sono molto buoni. C'è anche un'altra salsa che non so, sembra una salsa crispy. Ha preso tutto il cetriolo in bocca. Allora, mangiandolo non è che ha un sapore così forte e deciso, ragazzi, cioè è un sapore molto basic. Secondo me il livello di sapore è un po' simile al primo, non è così forte, ha tanti punti carenti, soprattutto il pollo non ha molto sapore, non è speziato, è anche un pochino asciutto. Non sembrava alla vista asciutto, invece mi devo ricredere. Un po' meglio del primo, sicuramente ha un grosso punto a favore che è il prezzo, perché ragazzi 4 euro sta roba, cioè anche solamente prende l'acqua 4 euro. Secondo me si prende un voto un pochino più alto. Finisco e mi faccio un'idea un pochino più precisa. Per quanto io sia pro allo spendere poco, soprattutto nei fast food quando si viaggia, non mi viene da dire ok, rimangerei questo fast food in particolare la prossima volta che verrò a Dubai. Cioè, è stata probabilmente Alba Ik, è la prima e l'ultima volta che vengo. 7 meno è il voto che si merita Alba Ik, secondo me, come fast food a Dubai. Ed ora raggiungo mia moglie che si trova dall'altra parte del centro commerciale, che in questo momento è con Raffeccate e stanno mangiando altro, stanno facendo le loro cose mentre io mi scafonavo di fast food. Sono passate 3 ore dall'ultima clip, sono stato un po' con i ragazzi, ho digerito. Mi sta tornando un pochino di fame, anche perché oggi mi sono fatto quasi 20.000 passi al centro commerciale. Sono distrutto e dopo devo anche andare in palestra. Comunque andremo in un altro fast food qui al Dubai Mall, anzi non proprio qui dentro ma qua fuori. Prima però voglio dire una cosa importante. Ricordiamo che tutti questi fast food devono comunque battere il capo indiscusso, secondo me il mio preferito, quindi per me è il più buono. Se la contende con uno a New York, però questo come catena che sta in tutto il mondo, ricordiamo che è il più buono. Shake Shack, veramente penso che sia stato il fast food dove ho mangiato di più, escluso il McDonald's. Oggi lo saltiamo, anche perché dobbiamo provare altro. Sappiate che però per me è il fast food da battere oggi, che è quello che si avvicina di più alla perfezione. Ecco lì il fast food dove dobbiamo andare. Allora, qui andiamo su un livello un pochino più alto. Dovrebbe essere il migliore fino ad ora, sia per le recensioni, sia per quello che ho visto dalle foto. Noi che mangiamo qui siamo i Salters Flaming Cheetos Fries. Questi sono interessanti. E poi loro hanno gli sliders. Sliders, conosciamo benissimo la tipologia di panina un pochino più piccola. Limono porzioni in cui ne prendi tanti, di tanti gusti diversi per provarne di più. Which is the best sell? Truffle sliders? Can I take one chicken Cheetos and one truffle slider? Which one is the best sell? Best sell? Ok, let's take this one. Very small. Oddio che caldo, che idea brutta. Che idea pessima. Però devo dire che come location essere sotto al Burj Khalifa potrebbe essere interessante, eh. Quanti sono? 98 head. 24,50 euro. È il fast food più costoso che abbiamo preso oggi. E comunque ufficialmente stiamo già aspettando da tipo 15 minuti. È un pochino lento il servizio, secondo me. Allora, a livello di budget abbiamo sgravato qua, ragazzi. Queste sono belle. Ci sono le Cheetos sopra e le patatine sotto. Cioè, sembrano veramente invitanti. C'è una quantità di spezie incredibile. Ma i truffle beef mushroom sono veramente piccoli. Per farvi capire, quando dico piccoli, sono piccoli. Non è che, ah no, non sono così piccoli, bisogna saperli usare. No, sono proprio piccoli. Poi vedremo se li sanno usare. Però sono piccoli questi sliders, va sicuro. E poi Coca Zero in vetro. Quindi tutto questo 25 euro. By far il più costoso tra tutti. Partiamo dalle patate. Le devo sporcare mai? No, no, non c'è bisogno di sporcare. Ci stanno 20 posate, perché le devo sporcare mai? Ok, patatina più Cheetos e la sour cream che c'è sopra. Sono molto buone. Sono pieni di peperoncino, che sono proprio... Le Cheetos sono quelle piccanti. Se mangi da sola la Cheetos è super piccante, ma se la mangi insieme alla salsa che c'è di fianco diventa anzi molto piacevole. Super speziata, c'è un secchio di paprika sopra e peperoncino. Probabilmente tra tutte le patatine che abbiamo preso oggi non è la più equilibrata, perché è veramente strong il peperoncino, ma è la più buona in assoluto. Costoso sì, ma è veramente tanto buono. Sliders, super slider mini truffle cose, 25 euro. Bene. Allora, signor giudice, voi venite qua a Dubai, avete risparmiato perché vi siete scaricati NordVPN, quindi se andate in descrizione avete fatto NordVPN, avete prenotato cambiando l'IP, avete già sentito quello che ho detto all'inizio video per risparmiare, avete speso poco, ma avanzano un po' dei soldi, cioè comunque qualche euro in più è avanzato. Se voi scegliete di andare da Ardis al posto di venire da Salt, non ci avete capito niente.
perché è veramente buono pure hamburger. Questo hamburger sa tanto di fungo, ma il pane super morbido è molto piacevole. La salsa al tartufo, che alla fine è un aroma di tartufo e la maggior parte del sapore lo dà il formaggio, molto più equilibrato di tutti gli altri pani che abbiamo preso fino ad ora. Io non so un hamburger arricchito, io preferivo spendere poco, però questo è indubbiamente più buono, raga. Non si può fare niente, è 10 volte più buono. Maledetto Salt, mi hai stupito. Comunque ho capito una cosa, la gente paga tanto per venire qua, perché tu per entrare stai pagando la vista sul Burj Khalifa qui. Il costo è influenzato, perché tu non puoi entrare qua senza aver ordinato. Allora, tra tutti questo sicuramente è il migliore. C'è tanto da dire a proposito del prezzo, ma secondo me, ve l'ho detto, condiziona tanto il luogo. Non voglio togliere troppo per via del prezzo, ma mi baserò molto sulla bontà. Secondo me, andando avanti e mangiandoli entrambi, era un po' troppo fungo. Il tartufo sì, era un aroma, ma si sentiva talmente poco che quasi avrei preferito avesse meno fungo e più un altro ingrediente. La carne era smesciata bene, il pane era buono, morbido, sembrava molto quello di Shake Shack. Patatine, c'era un secchio di roba sopra, speziale benissimo, ed era solo uno dei 7 gusti che c'erano, quindi secondo me 9 meno. Poteva essere meglio, ma il costo e l'esagerazione nel mettere salsa e funghi e mi ha portato ad abbassare un pochino il voto. Però per ora credo sia il miglior fast food che abbiamo provato a Dubai. Ora andiamo in palestra e dopo vediamo, o ceniamo tutti insieme oppure io vado a finire un fast food. Allora, sono passate un po' di ore, abbiamo fatto un workout in palestra, ci siamo divertiti, abbiamo un po' esagerato. Ultimo fast food che volevo provare in questo video, Lento. Sta per chiudere, credo. Ok, guardiamo il menù. Tra parentesi, questo è uno dei più consigliati della città, tra quello che ho letto e che mi hanno detto degli amici. Smashed Wagyu Burgers. Ero interessato a provare un panino col Wagyu. Ah, anche i tacos. Lo Smashed Double Cheeseburger, Old School, Double Umami Cheese. Bello questo, ragazzi. Fried Chicken e Smashed Wagyu. Ok, quindi io prenderei l'umami, dai. 61 head. Acqua più panino 18 euro. È un pochino più costoso degli altri. Non ho preso le patatine, mi sono dimenticato. Ma ormai è troppo tardi. Cazzo, non ho preso le patatine. Ormai le ho perse. Comunque 18 euro. Ma secondo me ci stupirà. Anche perché dei miei amici mi hanno detto che è uno degli smash dove vanno a sgarrare i bodybuilder più buoni che ci siano in città. Ok, si può dire al 100% che è il panino più bello di oggi. Super caldo, quindi proprio appena fatto, cioè quasi non sembra un fast food. Ok, tanti cetriolini, tanta salsa equilibrata, mi sembra. Credo ci sia del jalapeño? Non lo so, no, non credo ci sia del jalapeño. Questa è la loro salsa speciale. E la carne, ragazzi, è smesciata alla perfezione. Cioè, purtroppo non rende dalla fotocamera. Cioè, solo l'aspetto gli darei un voto altissimo. Ma passiamo all'assaggio. Ci sono degli anelli di cipolla fritti, li avevo completamente persi alla vista. Questo è uno di quei panini che finisci con due morsi. Il odore è devastante. Parte buonissimo il sapore, super umami. Cioè, ti dà proprio il senso di sapidità, dolcezza. È molto equilibrato, anzi, dà proprio una spinta bella che ti amalgama la bocca, ma dopo un po' diventa un po' pappetta. Essendo così tanto morbido il pane, diventa molto pappetta. Il fritto dell'onion rings non mi fa impazzire. La carne cotta bene, ma non è il top. Riproviamo. Sale tanto di sapore dentro la bocca, si espande, cioè questo miscuglio tra dolce, salato e anche un po' aspro. Cioè proprio che, non so, c'è quel tocco del cetriolo che ti dà e poi diventa una pappetta in bocca perché è tutto grasso. Super morbido il pane, non trovi un confronto col pane che dovrebbe poi ammorbidire la parte finale del morso, invece diventa molto mollo in bocca, quasi come se fosse una palla gommosa in bocca alla fine. Potremmo aver trovato un buon posto dove mangiare hamburger a Dubai. Finisco, rifletto bene e vi so dare un parere onesto. Ah, devo dire che la consistenza, ok, ok tutto. Secondo me il problema qui era solo esclusivamente la carne, che era un pochino andata, cioè ti rimaneva un pochino qua secca, l'hanno cotta troppo, cioè quella cottura che poteva essere perfetta è andata un pochino oltre. Questo dipende anche dalla tipologia di carne che viene utilizzata. Se la carne non è al top, può succedere anche questo, che se la cuoci troppo sbagli semplicemente la cottura, vai a sprecare magari quella poca qualità che ha la carne. Cioè è solo un peggiorare la situazione, mentre una carne di alta qualità che ha un buon sapore già di suo è molto forte, anche se sbagli leggermente la cottura rimane un buon sapore, perché magari ha un sapore deciso, forte, saporito, che accompagna bene un hamburger del genere. È l'unico difetto che gli trovo,
ma overall lento è il migliore della giornata secondo me. Gli do un 9 più. Cambio di inquadratura, siamo tornati in hotel. Anche per farvi vedere un pochino la vista al nostro hotel. Vieni. In tutto questo, la stanza hotel che abbiamo, stanza, cioè un appartamento gigante per 7 persone, ce l'abbiamo proprio di fronte al Burj Khalifa. Questo lo posso consigliare, ci troviamo nella Burj Vista Tower 1 e abbiamo pagato abbastanza, cioè grazie a NordVPN che abbiamo fatto la geolocalizzazione in India, se non sbaglio, non mi ricordo se era in India o in Thailandia. Se non sbaglio, sul totale di tutta la casa abbiamo risparmiato circa 60 euro a testa, 70 euro, che comunque è una cena in più. E come vi ho detto, se volete risparmiare sui viaggi, essere sicuri quando navigate online e tutto il resto, quello che fa NordVPN, lo potete condividere con 10 persone. E in questo momento nel link in descrizione ci sono gli sconti del Black Friday, gli sconti più alti possibile su NordVPN. Detto questo, il fast food più buono sicuramente era lento, costava sicuramente meno per la qualità che aveva, peccato per la carne, il resto era veramente perfetto. Gli ho dato un 9 perché poteva fare sicuramente meglio con la carne. Probabilmente quello col pollo del secondo fast food e l'ultimo che ho mangiato sono quelli che mi hanno stupito di più. Se volete altri video qui da Dubai o in generale in giro per il mondo, scrivetemi cosa fare qua sotto nei commenti, quello che volete vedere in giro, fast food, ristoranti di lusso, ristoranti economici, come mangiare. Qualsiasi cosa vi venga in mente, scrivetela qua sotto perché è tornato il periodo dei viaggi. Lasciate like e soprattutto iscrivetevi che dobbiamo arrivare a 2 milioni. Perché a 2 milioni facciamo la coast to coast in America con i follower. Continuo a ripeterlo, 2 milioni non sono così difficili, ve l'assicuro. Quindi proprio appena fatto, cioè quasi non sembra un fast food.